Finisce in parità lo scontro diretto tra Juventus Domo e Virtus Cusio, le squadre appaiate a metà classifica, 2 punti le dividevano ed è rimasta tale la differenza tra le due squadre in classifica. Andiamo a vedere cosa è successo nella cronaca della partita. All'ottavo parte meglio la Juventus Domo con un tiro da fuori di Fernandes che si perde lateralmente, poi al 28esimo l'apertura di Pulsello per Marco Fernandes che da posizione defilata calcia ma mette la palla a lato. 33esimo si fa vedere la Virtus Cusio con una bella percussione di Asero che si invola letteralmente in area di rigore, ma il suo tiro pettina il palo a destra di Mellerio. Al 38esimo arriva un altro brivido per il numero 1 della Juventus Domo, in quanto arriva il palo colpito da Silva Fernandes dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 42esimo la punizione potente ma non precisa di Puzzello finisce appunto lateralmente, e poi al 44esimo l'ultima occasione ancora per la Juventus Domo, la punizione di Soncin esce male, Di Bianco sulla palla finisce appunto il Puzzello che non riesce a trovare la segnatura in quanto il suo tiro finisce alto e lo si chiude così il primo tempo sullo 0-0. Alla ripresa pochissime occasioni fino al 25esimo quando arriva appunto il primo gol di gara con Kedda, se ne va sulla fascia di sinistra, mette una palla bassa a favorire Marcolli che calcia e mette il gol del 1-0. Con Kedda il neo entrato firma anche il suo sigillo sul secondo gol. Sulla destra se ne va e mette a sua volta un'altra palla bassa con Kedda appunto il primo ad arrivare a segnare lo 0-2. Si lamentano per una trattenuta danni di Nagini, ma comunque trova il doppio vantaggio la Virtus Cusio, ritorna, si rifà sotto la Juventus Domo con Puzzello, in quanto al 32esimo il rientro sul destro e il tiro appunto di Marco Fernandes trova la ribattuta del portiere, ma appunto il nuovo arrivato in casa Juventus Domo trova il gol dell'1-2. Il pareggio viene ritrovato al 42esimo con un fulmineo contropiede, se ne va Violi, l'apertura per Marco Fernandes che a sua volta apre per il fratello che al volo non dà pietà al portiere di Bianco e trova il 2-2 nel finale di partita. Ci prova di più la Juventus Domo, ma le due squadre arrivano stanche nella finale di gara e si chiude appunto con la parità di 2-2.